Allora, vediamo per quanto riguarda le indagini, quindi... Ok. Assisti al simposio alla Casa della Sapienza. Vabbè, andiamo alla Casa della Sapienza, se mi ricordo dove sta, allora... Ok. Allora, qua stiamo andando per il... Al Rabisu, al Rabisu, che per il nome. Aspetto solo la lezione di fase. Messo, scusate. Si può? Abbiamo già preso tutto quel che c'è da sapere. Giovano. Giovano. Perdonatemi. Sono qui per la lezione del Gran Sapiente. La lezione di Fasil Fahim sui remoti ascendenti dell'umanità inizierà molto presto. Bene. Nel frattempo, vi prego di assaporare qualcosa dal nostro vasto assortimento di gustosi manicaretti. Esplora per trovare opportunità. Vediamo, vediamo. Dov'è Arib al-Mamunia, la poetessa? E aspetta, fa vedere dove mi posso imboscare. Qua. Qua. Linea teorica. Da quella sedia là sotto. Scusa, c'è stata quella che era più vicina, ma non vorrei di niente. Ma... C'era quella che era più vicina. Dov'è Arib? Speravo di cogliere almeno un riflesso del suo splendore. È così raro che esca dalla città rotonda. La nostra adorata è nel giardino, a meditare sulla perfezione della natura. Oh, se solo fossi un fiore tra le sue mani e potessi ispirare un suo verso. Per una volta si sentirà libera di non badare ai suoi ricchi mecenati. Oh, forse ella conduce una doppia vita, segreta e avventurosa, e fugge dai palazzi per trovare l'ispirazione tra il popolo. Ne dubito. Sta riposando nel giardino esterno orientale. Okay. Allora, il giardino esterno orientale. Qua, sito storico. Giardini, Casa della Sapienza, tutta questa giardina, collezionista di libri. Quindi. Ecco la poetessa adorata di Tabid. Ma allora, cui opere compaiono stranamente ovunque. Scusa, mi hai detto orientale. Qua sta ma a ovest. Poi rispetto a dove stavamo prima, o no? Fammi vedere. No, in realtà no, è giusto. Da lontane lui. Però non si fa così. Sospirate sussurri. Signora. Sì? Poetessa. Simmetria di terra e cielo, la stessa del tuo sguardo. Il solo a cui anelo. Ah, avete letto le mie opere? E voi chi sareste? Un amante della poesia, nulla più. E dell'ordine. O dovrei dire del caos. Conosco un solo poeta vivente che celebra il caos. Ali ibn Muhammad. Siete un estimatore delle sue opere mediocri? La rivalità tra voi due è leggendaria ed eleva l'arte. Non saprei scegliere. Siete molto diplomatico, ma preferisco trarre ispirazione da questi incantevoli fiori. Buona giornata. Della serie utilità prima di tutto. Allora. Vediamo se ci sta qualcun altro all'interno che ci può dare info. Penso sempre qua dentro, No. Ehi, nove dita! Sono qui! Ciao. L'ho detto che ti avrei rivisto. Sì, ma l'hai detto. E cosa ti riporta qui? Voglio mostrarti qualcosa. Che domanda? Però comunque qua dobbiamo stare. Vediamo. Questi barbogi della Casa della Sapienza raccolgono oggetti assai strani. Ci sono già stato qui, Nihal. Nello studio di Ahmad ibn Musa. Ci sei entrata di nascosto?
Ahmad e i suoi fratelli sono in grado di progettare dispositivi fantastici. Ma non tutte le sue idee sono praticabili, temo. Non esserne tanto sicuro. Il mondo è pieno di sorprese. Aspetta, c'è quell'altro lì. Grazie Andrea, grazie per i 37 mesozzi. Grazie questo mille per il supporto. Come se celasse un mistero cosmico. Tu hai letto troppi libri su stregoni e città perdute sepolte tra le dune. Anche tu dovresti. Forse esistono altri mondi, altre genti, lassù tra le stelle. Sciocchezze. Vabbè, qua dietro avevamo visto, ma non so se stanno qua dietro altri o... perché c'è quello, ma evidentemente non è il momento. Qua altri non ce ne stanno. Qualcosina... ah, qua. Ti fa pensare ai tuoi incubi? No. Mi fa pensare più al Bimaristan. O a uno schema per l'addestramento degli occulti. Ah, sì. Tutti i modi per uccidere in silenzio. E in fretta. Ok. Questo. Io questo l'ho già visto. Grazie, Camometta. Grazie per i 13. È ciò che avevi intenzione di mostrarmi? Sì. Mi ricordava l'oggetto che abbiamo trovato al palazzo. Che cos'è? Un disegno in un antico libro. C'è qualcosa che mi stai nascondendo. È meglio che tu non sappia ciò che accade nei luoghi più segreti. Perché? Perché non lo sai neanche tu? Perché, come dice Derwish, a volte è meglio non conoscere le verità che si celano nei nostri doveri. La verità, Basim, è che hai già tutto qui, davanti a te. Ma ti rifiuti di guardare. Questo riguarda te. Ha sempre riguardato te, fin da quella notte. Io ho giurato, Nihal, di cambiare vita e di percorrere la via delle ombre. Allora forse un giorno troverai la luce. Ma fino ad allora, io ti seguirò sempre, ovunque tu vada, affinché tu non dimentichi ciò che sei. È una minaccia. Io non lo so. Confonditi tra la folla al pian terreno. Nel frattempo, godete delle nostre squisitezze e intrattenete. Forse quell'astronomo è uno di loro, anche se ne dubito. Sono onorato di fare la vostra conoscenza, Saidi. È un piacere vedere nuovi giovani alla Casa della Sapienza. Credete che il Gran Sapiente terrà una lezione interessante? Ah, quelle sciocchezze sono una perdita di tempo. Io ho scritto molti libri più pratici ed educativi. Su quali argomenti? Ho scritto in gran dettaglio di meridiane, astrolabi, stelle e pianeti e della circonferenza della Terra. Affascinante, Sayidi. Spero di poter leggere le vostre opere. Arrivederci. Sembra che la lezione stia per iniziare. Non ci poteva dire devo di tornare dal servo cerimoniere. Parlare con il tipo. L'obiettivo era confonditi con la folla. Perdonatemi, Fasil Fahim è pronto per la sua lezione? Prontissimo, entrate pure, vi prego. Siate tutti benvenuti nella Casa della Sapienza, autentico centro culturale di Baghdad e del mondo intero. Io sono Fasil Fahim al-Kemsa, guida della Casa della Sapienza, saggio tra i saggi. Oggi vi sconvolgerò con quelle che vi parranno blasfemie oltraggiose. Non temete, brava gente. Nonostante la vecchiaia, ho una mente molto lucida. Ho
Oggi vi parlerò di misteri, di creature di un'epoca antidiluviana. Le antiche profezie non parlano forse di giganti vissuti prima del diluvio che rinnegarono Allah per adorare idoli pagani? No. Non credete che tali creature abbiano potuto costruire opere meravigliose andate perdute? Zahara e Hassan sono morti, uccisi dalla lama di un sicario. Sono morti? Saidi, vi esorto a mettervi al sicuro. Vi prego di scusarci, ma la lezione è conclusa. Vi invito a esplorare le molte sale della Casa della Sapienza. Ti fai chiamare il Gran Sapiente, Fasil. Tu che bruci libri sperando che il fumo nasconda i tuoi crimini. Quanta gente hai sacrificato per la tua sete di conoscenza? Quanta gente hai usato, distrutto e abbandonato in nome della scienza? Ora ti nascondi nella Casa della Sapienza, un luogo che hai corrotto. Ma io ti troverò e reclamerò giustizia per tutte le persone di cui hai abusato per la tua grande opera. Ok. La serie Grande Sapiente Fasil, il capo dell'ordine ad Abbasian, si fa chiamare Al-Rabiz, un'antica parola mesopotamica che significa demone. Ora noto che si tratta di Fasil, il grande sapiente della Casa della Sapienza. Le sue attività criminose dell'appropriazione indebita di tomi preziosi alla conduzione di orribili esperimenti su soggetti umani mostrano a quale perversione possa condurre la conoscenza. Il grande simposio lo ha smascherato, ora è tempo di colpire. Cerca informazioni di scoprire la posizione Arabisu. Ok. Allora è vero. Fasil guida l'ordine ad Abbasia. Devo dargli la caccia. Allora, vediamo ste info. Il vecchio Fasil è sparito all'improvviso. Aspetta, mi cerco qua. Vai, vai, parlate, parlate. Ah, manca gente? Ok, aspettiamo che arrivino tutti. Che emozione! Che cosa avrà mai spaventato il Gran Sapiente? Quel vecchio stolto avrà visto una delle sue creature antidiluviane. Quell'uomo è una sciagura. Ma dove potrà mai essere fuggito? Pare che esistano passaggi segreti sotto la Casa della Sapienza. Forse si è nascosto laggiù. Ho sentito il giardiniere fare menzione di quei luoghi, sì. Un dettaglio avvincente per i miei versi. Disceso nei cunicoli, il saggio fuggì via, in preda ad illusioni di pura fantasia. Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Allora. Fammi segnare pure qualche altra guardia, così magari. Dov'è il suo assistente? Desidero protestare per la brevità della lezione. Non è stata affatto. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Se può passare da qua, no? Mi devo arrampicare. Allora, qua in realtà ci eravamo già arrampicati. Ci sono in realtà anche altre info, se dobbiamo dirla tutta o no. Perdonatemi, ma ho sentito parlare di un sotterraneo segreto sotto la Casa della Sapienza. Un sotterraneo segreto? Vorrete scherzare? No, affatto. Un edificio tanto grande avrà di certo seminterrati e cantine dove custodire libri e inchiostri. Non sono a conoscenza di tali luoghi qui intorno. Non importa. Continuerò la ricerca da solo. Va bene, a caso. Come volete. Sappiamo. Se dobbiamo corrompere, teniamoci a moneta, già sappiamo. Fammi passare. Coloro che vennero prima sono? Ma di che stai parlando? Coloro che vennero prima sono? Tornerò un'altra volta. Okay. Ho aperto il capolavoro di Fasil.
Allora, servo cerimoniale a conoscenza, cerimoniale potrebbe avere accesso al sotterraneo. Rili le parole del bibliotecario sconvolto. Che stava sopra. Vabbè, tanto noi comunque sopra dobbiamo andare, poi ci facciamo il giro lungo. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Vai. Hai perso l'opera più importante del Gran Sapiente? Mi dispiace. Ero distratto dalla presenza della famosa poetessa Arib. Lascia perdere! Se non troviamo il libro di Fasil, siamo morti! Sembra l'inizio di una frase d'accesso. Ok. Sua persona è in grasso di sua persona della casa della sapienza. Allora, prima andiamo a vedere le chiavi. Dai, proviamo qua. Magari anche eccessivo, però. Merda. Ehi! Ti farò mangiare il tuo fegato! Se troviamo qualche info qua sopra. Veloce, 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 Sapim. Non credo che quel libro debba stare dietro la scrivania. Storia del Gran Sapiente e delle sue eccelse riforme nella Casa della Sapienza di Fasil Fahim. Non credo sia il volume corretto. C'è un altro di là. Stiamo a fare un mucchio qua. Ah no, era un altro coso. Vabbè, comunque piano piano, insomma, una alla volta. Facciamo comunque una ripulita, no? Grazie Ror, diceva, grazie per i 31. Grazie Ror. Vedo che qualcuno ha lasciato un libro sulle scale. Vado al corridoio. Ah! Ma cosa? Su, combattiamo all'ultimo sangue. Madonna, in testa proprio. Un attimo. Quello è un criminale. Venite presto. Signor. Ma chi? Oh no. Cielo, no. Un omicidio! Un omicidio! Capitana. Aiuto! Stanno giusto in fondo al corridoio, ma non credo che... Salve. Quindi in una sezione speciale. Allora, effettivamente il corridoio gira anche qui. Occhio. Fammi il sorpresone? No, si è fermato. Sto stronzo. No. Dammi la forza! Ma chi? Mentre ci stanno a fare tutto il giro. Questa lettera parla di una balconata privata.
Forse è dove il lettore ha portato il libro. Allora, qua sopra ci sta quello con le chiavi. Nord-ovest. Ok, sì, è questo. Un tomo notevole, scritto da Fasil Fahim. Forse è il suo capolavoro. Si intitola "Coloro che vennero prima sono coloro che torneranno". Deve essere questo. Penso che bastava già la parola d'ordine. Però magari anche no. Guardiano, coloro che vennero prima sono coloro che torneranno. Corretto. Ingresso accordato. Il lavoro, questo è vero, mi prego non disturbare oltre con la domanda di ingegneria e pulizia, libri scomparsi, spostare un po' di sono molto preoccupato della mia grande opera di sotterraneo, altre interruzioni saranno pulite. Ok. Si può? Vabbè, prima diamo un'occhiatina in giro. Ci stiamo. Si poteva passare anche da altra zona. Bene. Ok. Tutto a posto. Potrò usare le armi se necessario. Direi che è necessario. Dobbiamo eliminare quello. Scusa, Giovano. Qua sarà chiuso? No. Una cella aperta, vabbè, la apriamo noi da fuori, dai. Allora, devo capire dove andare. Là ce n'erano un po' troppi, quindi magari giriamo da quest'altro lato prima. Vai. Mo stiamo oltre la barricata. Rifai il giro. Pelo. Questo qua dobbiamo fare veloce, quindi gira e vai. Non ci entrerò mai in quella cosa. Mai. Sono tre, eh? Siamo pieni di volontari. Piuttosto che entrare là dentro, mi posso cavare tutti i denti. Che è successo? Ok. Ehi! Appenderò i tuoi resti alle porte della città. A posto. Allora, andiamo di qua. Si può? Questo luogo è malsano. Puzza di marcio e di ferro. Queste vesti potrebbero farmi avvicinare a Fasil. Indumenti nella stanza adiacente alle celle di riposo. Ok. Indossa la veste di un padrone. Ok. Devo trovare il modo. Che cosa hanno fatto a questa gente? Vestiamoci stealth. A questo poveraccio no. Non servirà più. Ora non dovrei dare nell'occhio.
Tu dici, eh? Tu devi non farti individuare, ok. Vi prego, fatemi tornare. Il mio posto è là. Dov'è la mia veste? Non posso incontrare. Salve. Il prossimo soggetto. Avanti! Eccomi. Un luogo di terrore. Ma la cosa più terrificante è che avevo già visto tutto. Non so come. Chi osa ostacolare la mia grande opera? Ma devo seguire il tipo o posso fare per cazzi miei? Che oltraggio. Il responsabile deve essere un criminale esperto. Forse ah no, mi sa che devo andare per forza là. Non posso usare le armi. Uno di quegli idioti invidiosi di Sharkiya. I mercenari non sono così raffinati. Non importa. Quando avremo compreso come funziona il meccanismo, Al-Bahamut mi loderà. Vado? Entra qui dentro. E mi posso fidare? Mimetizzati, insomma. Tu sei nuovo, non è così? Perché non ti riconosco. Ti hanno promesso dell'oro quando ti sei offerto, vero? Non importa. Ciò a cui assisterai vale più di ogni ricchezza. Non avere paura. Hai paura? Ecco la mia grande opera. Io la chiamo Al-Ruh. Ti condurrà in un viaggio verso un altro mondo. Perché in questo mondo lasciatoci dai primi esistono tanti stolti, mi chiedo, e così pochi come me? La chiamiamo Casa della Sapienza, ma si fonda invece sull'insipienza. Poiché sotto la Casa della Sapienza giace l'antro dell'ignoranza, e su questi oscuri segreti erigiamo le nostre filosofie. Il fine più alto è la scienza. Il potere più grande è la conoscenza. No. Eh sì, un animus. No. E qual è? La giustizia. Forse il luogo è questo. Forse qui si trova la conoscenza assoluta. Non è come lo ricordavo. Oltre le porte. Sembrava più lucente. Ma alla fine non vediamo che l'oscurità. Questo è sempre quel qualcosa. Devo andarmene da qui e tornare da David. Ok.
batte, vabbè. Poi ci rivestiamo pure. Basim ibn Ishaq. Come hai trovato questo posto? Facile. Ho seguito le tracce di sangue. Tu non dovresti essere qui. Parli mai con lui? A volte. Sì. Ma lui non risponde. Io sì. Noi ci siamo allontanati. Da quel giorno. Ma ciò che abbiamo visto, là nel palazzo, questa luce, questi suoni, non puoi essertene dimenticato. Per me, Nihal, il passato resta nel passato. Così ieri sarebbe il passato. E questo tuo djinn, quest'ombra immonda che ti avvolge nelle sue spire, è svanita anch'essa nel passato? Che il piccione avrà le sue storie. È ancora qui. Ora a volte, il suo da dire. Persino di giorno, sento il suo respiro sul collo. L'incubo sconfina nel mondo reale. O forse ne ha sempre fatto parte. È una parte della tua realtà, Basim. Anche io sono parte della tua realtà. Del tuo passato. Dimmi, mi abbandonerai? Tra i ricordi sepolti nel buio? Non lo farò. Ora, se tu inventassi uno spazzapolvere meccanico... Basim. È fatta. E come sono andate le cose? Temo che questa storia dovrà aspettare. La conserverò per uno dei nostri falò. Hai agito bene, amico mio. Devo tornare al mio lavoro. Sai che mi annoio facilmente. Grazie per ciò che hai fatto, Basim. È la verità. Hai agito bene. Un'ultima cosa. Rib... Lei era coinvolta? Non che io sappia, ma dobbiamo restare vigili. Stretching e via verso nuove avventure. Allora, ma c'è Armicio. E ok, allora aspetta che eventualmente ci diamo una rivestita. Aspetta, ho iniziato la tenuta. Questa è bianca da paziente, tenuta del re dei ladroni. Ok. Torniamo col nostro. Che talismano abbiamo sbloccato? Stare occulti di Alamut che raggiunge il rango di novizio. Va bene. Vediamo un pugnale. Beh, questo perché l'avevamo livellato, credo. Per quello ce lo segna così. Credo di sì. Bah, pure per cambiare. Ci può stare. Molto va bene. Un po' di schemi di potenziamento. Mentre per quanto riguarda le indagini, devo sempre toglierci sto. E va bene, va bene. Poi proseguiamo magari alla prossima per quanto riguarda le missions, le nostre indagini.
Anche perché, beh, io credo incontra Rebecca allo studio di Kat. Ok. Uno di ste due, vabbè.